c'è questa difficoltà ad approvvigionarsi di vaccino? Le farmacie, le persone chiedono a questo punto, visto che i medici di famiglia ne sono sforniti. Allora, le farmacie erano preposte a distribuire vaccini antinfluenzali per la cosiddetta popolazione attiva. La popolazione attiva, ovvero la popolazione dopo i 6 anni e la popolazione prima dei 60 anni. Perché da 6 mesi a 6 anni, da 60 anni in poi, la vaccinazione deve essere fatta dai medici di base alle categorie anziani o bambini, oppure alle categorie colpite da malattie croniche, da malattie particolarmente delicate. La cosiddetta popolazione attiva si dovrebbe fornire di vaccini tramite il canale della farmacia, e quindi acquista in farmacia per poi andare al medico di base e oppure da un infermiere farsi fare, o da un medico, da farsi fare la vaccinazione. E la carenza dei vaccini, che di fatto si è manifestata, ha fatto sì che le farmacie ne fossero sprovviste, perché la regione, nella pianificazione propria, fornisce di vaccini prima i medici di base, le strutture delle ASL territoriali, e poi le categorie forze dell'ordine, operatori sanitari, eccetera. Di fatto poi alle farmacie le unità di vaccino antinfluenzale non vengono. Il problema è che non sono mai arrivate, non ci sono mai state. Non sono mai arrivate, ma io spero che la regione possa programmare una distribuzione per le categorie che hanno obbligatoriamente diritto alla vaccinazione, possa programmare questa vaccinazione con i medici basi, con le strutture, programmarla per vedere se ci sono se è possibile avere poi delle quantità da distribuire in farmacia. Ma la farmacia singola a questo punto, anche quella privata, no? Non può approvvigionarsi anche direttamente sulla casa farmaceutica? Cioè gli ordini non si possono fare in questo caso? No, perché le case farmaceutiche, ne sono 4 in tutto il mondo, che hanno prodotto questi vaccini. La produzione viene fatta prima della fine dello scorso anno, che è la campagna 2020-2021. Nel momento in cui le altre regioni, o la regione Abruzzo, le altre regioni ne hanno acquistate in quantità superiori rispetto al passato, le case farmaceutiche non hanno più a disposizione i vaccini, quindi bisogna passare attraverso il canale regionale, che ha acquistato più vaccini rispetto a quelli dello scorso anno. Tenga presente che lo scorso anno le farmacie italiane hanno avuto 800.000 vaccini. Quest'anno le farmacie italiane ne hanno chieste 1.200.000, la conferenza Stato-Regioni ha stabilito che l'1,5% dei vaccini in possesso delle regioni venissero date alle farmacie. In Abruzzo, ma come penso in altre regioni d'Italia, ancora non vengono distribuiti in farmacia neanche l'1,5%, che poi peraltro è una quantità irrisoria, perché sarebbero 13-14 vaccini per farmacia. Insomma. Ecco, a questo punto, tenendo anche conto che la campagna vaccinale è lunga, quindi insomma siamo ancora nei tempi, che si può fare? Cioè, quantomeno dalla campagna vaccinale lunga, io direi di no. Così dicono molti medici. Perché bisogna vaccinarsi entro la fine di novembre, i primi di dicembre, perché l'apice dell'epidemia influenzale dovrebbe essere gennaio e febbraio, quindi bisogna vaccinarsi per tempo. Per questo le farmacie hanno dato a livello nazionale la propria disponibilità affinché il farmacista possa essere anche vaccinatore. Perché così l'affollamento presso i medici di base e le strutture sanitarie viene di fatto eliminato. Bisogna cambiare le norme. Assofarm, le farmacie comunali, ce la stanno mettendo tutta perché possono essere cambiate queste norme. Il 21, nell'edizione di Farmacista Più online, che tradizionalmente si fa a Milano, noi delle farmacie comunali sosterremo una differente remunerazione del farmacista, un farmacista protagonista per la salute dei cittadini, perché la farmacia sul territorio è un valore tale, l'ha dimostrato con il lockdown, ma è un valore tale che non viene sufficientemente adoperato e sfruttato per tutelare la salute dei cittadini.